Buongiorno e benvenuti in questo secondo vlog in time. Allora, io e Pia siamo in macchina insieme a Maurizio, che è nel telefono della macchina. Vuoi salutare? Ciao a tutti. Perché stiamo andando a prendere Sara. Avevamo dei progetti veramente questa mattina. Calma e con brava. E praticamente dovevamo fare andare a far solo la spesa, invece io mi ero dimenticata che Pia ha il vaccino oggi, quindi andiamo a prendere Sara, porto Pia e poi la porto a fare la spesa e poi andiamo a casa. E quindi vi portiamo con noi in questa mattinata assieme. E vi ricordo i canali che partecipano, che sono Valentina Tamimun, Famiglia in Campagna, Luisa Luca Chiavetta, Lucri Love Home e basta. E lascio l'info box, i link per i loro canali per andare a vedere i loro video. E niente, io vi mando un bacione e ci aggiorniamo dopo. Ciao. Cosa guardi fuori? Cosa fai? Cosa guardi? Eh? Dopo ti do lo yogurt, va bene? Ok? Che colore è lo yogurt? È viola, brava, è viola. Allora, sono tornata a casa e adesso vi faccio vedere quello che ho preso all'Eurospin per fare più o meno tutta questa settimana all'incirca. Poi se manca qualcosa, tanto sapete, sono sempre giù, quindi. Allora, 3 di latte perché non sapevo quanti ce n'erano ancora a casa. Allora, c'era un cartoncino con loro 3, ho fatto che prenderli, così almeno, ecco, ce n'è 3 in più. 2 pacchi di mozzarella, uno ancora sperso nelle borse,
una confezione di tonno naturale, un barattolo di marmellata di fragole e uno i frutti di bosco, due confezioni di dolcetto mascarpone gorgonzola, una confezione di acqua piccola della Blues, e le patatine, queste qui tipo le chipster, che ci sono sei confezioni, così i bambini se le possono portare a scuola, dico bambini, ma vabbè. Anche i ragazzi, formaggini al parmigiano reggiano che sono senza glutine perché ho intenzione di fare la minestrina, e della lonza a fette, poi due di pancetta affumicata a cubetti, due di lasagne perché ho intenzione di fare le lasagne in questi giorni, adesso vediamo magari per domenica, adesso vediamo un attimo, comunque ho intenzione di fare le lasagne. Poi pomodori pelati, questa confezione qui che non è né piccola né grandissima, ma è a metà. E niente, ho provato a prenderla. I pelati, come vi ho detto, sono diventati i nostri preferiti, perciò ho provato a prendere anche questo formato. Poi come brioche ho preso questi rotoli al latte, poi delle cotolette di pollo con spinaci. I ghirigò, che sono tipo i tegolini, i ceci, ne ho prese tre confezioni e poi ho preso un latte fresco alta qualità che scade l'8 febbraio e magari ci potevo fare, stavo pensando di farci il budino perché oggi è 7, domani è l'8, quindi bisogna farlo andare, però magari ci potrei fare il budino per stasera. Adesso vediamo come si mette il pomeriggio. Ora metto a posto questa e vi faccio vedere il resto. E poi carne tritata, macinato misto bovino suino, prosciutto per fare i panini per Gabriele, tre confezioni di 12 uova fresche, questi filetti spinaci e formaggio che mi piacciono tantissimo, sono buonissimi, plum cake che sono in offerta, tonno all'olio vegetale con peperoncino per fare una pasta un po' diversa. Questa confezione dei cosi grandi del risparmio, che ci sono due sfoglie tonde per fare magari delle torte salate. Sì, avrei voglia di mangiare una torta salata. Poi delle sovraccosce di pollo, ho preso due confezioni, una dove ce ne sono 8. E una invece dove ce ne sono un po' di meno, che così se nel caso gliela volessi fare a pranzo va bene. Questa invece diciamo quando c'è anche Maurizio. Poi coscette, fusi di pollo, sì, coscette, anche qua due confezioni da 5. Queste qua invece gliele faccio in una volta sola. Panna, sempre grandi del risparmio, ho preso tre bottigliette. La prima delle due confezioni di mollette per bucato perché mi sono sparite, non so che fine hanno fatto. Formaggio fresco spalmabile, se non sbaglio ne ho presi 4, quindi uno deve essere ancora sparso in giro. Poi ho preso il gel per la lavastoviglie, purtroppo quello là eco non c'era. L'acqua ve l'ho già fatta vedere. I Milk Choc, che sono simil Fiesta. Di pesto ne ho presi due, uno ancora in giro, poi ovviamente un pesto senza glutine e poi ho preso la confezione super gigante di pomodori pelati che se avessi già la cucina fatta e la dispensa, visto che erano in offerta, ne avrei presi di più. Però per il momento, dovendoli tenere comunque così in casa, non ho esagerato, ne ho presi due, ne ho ancora uno. Oggi però devo andare a comprare l'apriscatole perché io il mio non lo trovo più e non so come aprire queste scatole senza farmi male, perché sennò rischiando di farmi male il modo ci sarebbe. Comunque, metto a posto e vi faccio vedere l'ultima parte. Allora, l'ultima parte, trofie, due confezioni, gorgonzola dolce, fettine di formaggio fuso, formaggini per noi, poi per me Pia ho preso due yogurt da bere, io l'ho presa la banana, lei i frutti di bosco, poi pomodori pelati, in questa confezione ne ho presi 3, credo, poi milk snack con miele,
C'era questa grande idea di risparmio, ho preso anche con cacao, altro pacco di mollette per bucato, salviettine per Pia, polpette di soia sono buonissime, formaggio al cheddar. Poi ho trovato questa besciamella senza lattosio e senza glutine e quindi l'ho presa per Maurizio e Gabriele, che io voglio fare lasagne ma il forno ancora non mi funziona e quindi devo anche trovare la soluzione, cioè devo cercare di capire se il forno funziona o no, ma va bene. Poi qui c'è la crema bigusto, besciamella normale UHT e adesso vi faccio vedere una cosa che mi sono dimenticata di prendere perché so bene che è andata. Fagioli Red Kidney, ne ho presi 3 confezioni. Piselli fini, ne ho prese 3 confezioni. E fagioli borlotti ne ho prese 3 confezioni e basta. Questa era tutta la spesa. In tutto ho speso 111 euro e qualcosa, ma con tutta questa roba qui ci facciamo tutta la settimana e anche un po'. Quindi poi c'era anche la roba che avevo già preso anche per fare delle merende, delle colazioni. Quindi siamo a posto fino all'arrivo dello stipendio per poi andare a fare la spesa magari più grossa. Quindi, bene. E niente, adesso guardo cosa mi ha scritto Giorgia. E boh, noi ci aggiorniamo dopo. Allora, per pranzo io mi sono fatta una bella ciotolona di insalata e poi c'è una spinacina e sempre una spinacina però vegetariana. Pia ha spinacina e spinacina vegetariana. Emanuele ancora non è del tutto pronto, ma anche lui è la stessa cosa. Poi qui c'è un formaggio da finire. Poi ho preso dei formaggi nel caso Manuel li volesse mettere nel panino. E nel panino penso ne metterò anche io. Io non so come mai, ma da un po' a questa parte che mi va il dolcetto. E a me prima il gorgonzola non piaceva, cioè io non so cosa dire. Boh, proprio vero che crescendo i gusti cambiano. E poi ci sono i miei integratori, In realtà è ovviamente. stando con papà. Ma prima non lo mangiavo lo stesso, boh, vabbè. Andiamo a mangiare, ciao! Vabbè, ma lui dice. Oggi il cielo è azzurro, però c'è il vento. Qui c'è Pia, qui c'è la macchina. E adesso andiamo a prendere Sabrina e Giada. Così poi dopo portiamo Giada. Dove portiamo Giada? Brava, ginnastica artistica. Allora, come vedete, siamo in macchina, stiamo portando Giada a ginnastica artistica
E niente, poi io, Sabrina e Pia, siccome Pia si è addormentata, siamo state lì fuori, abbiamo bellamente cazzeggiato e poi arrivati a casa abbiamo preparato la cena e siamo andati a dormire. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlog in Time. Ciao!